Chi l'avrebbe mai detto che tra le lapidi di un cimitero potessero nascondersi epitaffi divertenti, capaci di farci sorridere anche di fronte alla morte? Preparatevi ad esplorare un mondo unico, dove parole stravaganti e curiose si uniscono in battute finali che restano impresse nella memoria. Allora, partiamo! Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. Insieme a Diva G siamo un duo comico e in questo canale, se sei appena arrivato, sappi che parliamo di comicità, della sua storia e delle sue tecniche e i suoi segreti. Per questo ti consiglio di iscriverti e di azionare la campanella. Siamo inoltre gli organizzatori del Fink Comedy Festival, sì, il famoso festival della comicità muta. La morte è un argomento solitamente che ispira tristezza e riflessioni serie, ma c'è un angolo dell'eternità in cui l'umorismo prende il sopravvento. Sto parlando degli epitaffi divertenti, quei messaggi ironici e insoliti incisi sulle lapidi che riescono a strapparci anche un sorriso, anche di fronte alla morte. Camminando in un cimitero, immaginate di leggere una lapide che recita: «Ecco il mio marito, finalmente a riposo. Non disturbare, sta cercando di dormire». Oppure: «Qui giace il grande amante delle scommesse. Scommetto che non ti aspettavi di trovarlo qui». Questi epitaffi divertenti rompono le convenzioni e ci ricordano che la vita è troppo breve per prendersi troppo sul serio. Ma non è solo l'umorismo diretto a farci sorridere. Alcuni epitaffi giocano con giochi di parole e doppi sensi, rendendo l'esperienza di lettura un enigma divertente. Ad esempio, potresti trovare scritto: «Qui riposo matematico, cercava l'equazione della vita, ma alla fine è stato sottratto dall'equilibrio». O ancora: «Qui giace un comico, è andato a far ridere all'aldilà, ma speriamo almeno non ci sia una pausa pubblicitaria». Gli epitaffi divertenti ci insegnano che la vita è un viaggio effimero e che persino nella morte possiamo lasciare un segno di allegria. Ci invitano a sorridere, nonostante tutto, a cercare l'umorismo anche nelle situazioni più inaspettate, un modo per affrontare la morte con un sorriso sulle labbra. In fondo, come recita uno degli epitaffi più celebri, «Qui giace un imprenditore di pompe funebri. Alla fine anche lui ha fatto il grande passo». Gli epitaffi divertenti esistono per diversi motivi. In primo luogo, sono una forma di espressione dell'umorismo che permette alle persone di affrontare la morte in modo meno pesante e serioso. L'umorismo è un modo per distanziarsi dagli aspetti tragici della vita e trovare un momento di leggerezza, anche di fronte a una realtà così universale come la morte. Possono essere una forma di omaggio e celebrazione della personalità unica del defunto. Va sottolineato che gli epitaffi divertenti devono essere trattati con rispetto e sensibilità, tenendo conto delle diverse reazioni che possono suscitare nelle persone. Ciò che può essere divertente per alcuni potrebbe essere offensivo o doloroso per altri. Pertanto, è importante considerare il contesto e le emozioni delle persone coinvolte nella scelta dell'epitaffio divertente. Alcune delle persone più spiritose e famose hanno lasciato un messaggio altrettanto memorabile sulle loro lapidi per ricordare quando sono morti. Alcuni di questi epitaffi sono importanti, altri sono esilaranti, ma tutti sono rappresentazioni quasi perfette delle persone sepolte sotto di loro. Questo è di Spike Milligan. L'epitaffio gaelico di questo comico irlandese si traduce in «Te l'avevo detto che ero malato». Milligan, morto per insufficienza epatica nel 2002, all'età di 83 anni, era famoso per il suo umorismo irreverente. La sua lapide, che si trova nella chiesa di St. Thomas a Winchelsea, nell'East Sussex, è rimasta nuda per un po' di tempo, mentre la sua famiglia discuteva su quale frase avrebbe meglio interpretato la carriera del comico. Quando finalmente giunsero a un accordo, la chiesa insistette affinché la frase fosse scritta in gaelico. Anche se Milligan potrebbe aver avuto l'ultima risata, i visitatori non di lingua gaelica non capiranno mai la battuta. Didi Ramon. «Ok, ora devo andare». Didi Ramon è meglio conosciuto per aver contribuito a lanciare una delle band punk più influenti della storia, i Ramones.
Solo pochi mesi prima della morte di Ramone nel 2002 per overdose di droga all'età di 49 anni, la band è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel suo discorso Ramone ha espresso il suo senso dell'umorismo dicendo: "Vorrei congratularmi con me stesso, ringraziarmi e darmi una pacca sulla spalla". Il suo epitaffio probabilmente è un riferimento al successo dei Ramones e ha dimostrato che era spiritoso fino alla fine. I'd like to congratulate myself and thank myself and give myself a big pat on the back. Da un cimitero del Maryland, qui giace un ateo, tutto vestito bene e nessun posto dove andare. John Belushi. Potrei essere andato, ma il rock and roll continua a vivere. Devi sapere che alla fine la tomba di Belushi fu visitata da così tanti fan accaniti che nell'85 la sua famiglia lo trasferì finalmente in un posto più tranquillo, qualche metro più in là. Nel trasporto la sua bara di legno era già marcita e il sempre e imprevedibile Belushi è caduto fuori. Merv Griffin. Non tornerò subito dopo questo messaggio. Griffin è un noto conduttore di talk show e magnate dei media. Il suo epitafio "Non tornerò subito dopo questo messaggio" è un cenno a una frase comune usata nel suo talk show. Intrighi, risate e misteri ancora da svelare. La storia della comicità continua a sorprenderci con nuovi episodi. Prepariamoci a scoprire i prossimi capitoli di questa avventura umoristica, ricordandoci che la risata è un viaggio senza fine che ci aspetta. Dunque, non prendiamoci troppo sul serio. Ciao!